Ciao a tutti Stellar, qui è Xincostara che parla e oggi siamo qui, dopo un po' di tempo, a battere finalmente il campione di Pokémon Snakewood. Allora, penso che ormai voi vi siate un po' stufati di vedere lotte contro Super 4 e campioni, perché ho caricato quelle di Snakewood, ho caricato quelle di Pokémon Ruby Omega e dovrò registrare, perché non l'ho ancora fatto, quelle di Pokémon Dragonstone. Quindi sì, vi capisco se un po' vi rompete, ma non vi preoccupate. È una cosa temporanea. Cioè, dopo che aver finito Snakewood vedrete già un'altra serie che cambierà un po' le cosine. Allora, ah già, per quanto riguarda le lotte wifi, il team pronto ce l'ho, ho soltanto bisogno di fare una lotta degna come inizio. Allora, ho un po' meno il raffreddore, come si dovrebbe sentire, però ce l'ho comunque ancora un po'. Infatti qua ho ben due pacchetti di fazzoletti nel caso mi servisse. Volevo provare a registrare questa parte con Audacity perché mi è stato consigliato da un iscritto su Ask. E beh, volevo farlo, ma non ci ho ancora capito niente, dato che questa è una parte che vorrei che venisse piuttosto bene. Ho preferito non usare Audacity e lo utilizzerò per il prossimo video. Sì, per il prossimo video in cui non servirà a registrare l'audio del gioco. Quindi andiamo a battere finalmente il campione. Chi sarà mai? Lo scopriremo adesso. Vabbè, non proprio adesso, ma andiamo. Fa strano vederlo così quando, tipo non molto tempo fa, stamattina, perché stamattina ho tipo fatto una challenge stupidissima. In pratica, per ribattere la Lega la seconda volta, ho deciso di battere ogni Super 4 e campione utilizzando soltanto una Mega. Cioè, per ogni personaggio dovevo utilizzare una Mega diversa. In pratica ho usato Mega Gardevoir per Fosco, per Ester ho usato Mega Alakazam, per Frida ho usato Mega Metagross, per Drake ho usato Mega Mawile e per Rock ho usato Mega Aggron, che tankava di tutto, ragazzi. A me piacerebbe tanto vedere tipo Registeel con filtro. 150 basi di difesa speciale più filtro. Boh, Uber mi sa. Comunque non siamo qui per fare off topic. Siamo qui per andare a battere il campione e compiere il nostro destino. Non proprio, ma sono dettagli. E così tu sei il campione. Feng Lei, eh? Oh, vuoi sfidarmi? Possiamo organizzarci. Iniziamo allora. Comunque la host che c'è di sottofondo, voi ovviamente non la sentirete perché metterò quella che ho scelto io, che adesso non ricordo. Boh, è strana. Mi sa che forse è un leggero remix di quella che c'è di quando si incontra il campione. Vabbè. Ok. That sprite. Hajike King Feng Lei. Ok. Hitmontop, eh? E noi iniziamo con Crow. Non proprio il miglior modo per iniziare, eh? Guardi, vieni subito fuori. Non devo canticchiare le osti sottofondo perché voi non capireste. Non perché siete stupidi, ma semplicemente perché metterò le mie... Mi è diminuita la velocità e sta cosa non mi piace. Psychic subito, oppure facciamo prima un Calmine. No, meglio un diretti di Psy. Air Lace! Ok, non ci fa tanto. Questo però dovrebbe fargli tanto. Sì. Lo resiste bene, però non abbastanza. Cosa? Oh mio Dio, sa predictare!
Siamo fottuti, ragazzi, saprei dictare. Io non posso combattere contro dei robot che sanno predictare. Il bello è che mi seguono mosse per... Esattamente. Lui comunque un Pokémon... Utilizzerà sicuramente una mossa tipo... Tipo... Buio, e quindi Gyarados sempre in campo. Crazy Bolt. Ti prego non dirmi che mi hai predittato. Fa più danni che puoi, Gyarados. È super efficace, quindi è buio terra. È buio terra. Con lanzafiamme. Buio terra e lanzafiamme. What the fuck? Cosa è sto Pokémon? C'è una ranza di tipo buio terra che usa lanzafiamme. Logico. Non trovo niente di più logico. Comunque beccati sto Ice Beam. Come? Non è molto efficace. Fa lo stesso. Ma allora aspetta. Non è per... Che poi sono detto terra, ma non è per forza terra. Allora, un tipo che è di roccia. Grazie, Avast. Grazie, ma davvero tanto. Dragon Breath. Tanto è stab. E facciamo critico. Oh mio dio, Clodo oggi Axa. Voi non avete sentito. Rocklobos. Ops. Sembra tipo il nome di un Pokémon tipo. Debole al tipo Electro. E probabilmente sarà un Pokémon che è super efficace dell'Electro. Quanto ci scommettete? Giga Drain. Crabhama? Non mi fai tanto, non mi fai tanto. Come non detto? Ora vai con un bel Data Scream Game, che è l'ultimo Data Scream di Laser, ragazzi. Appunto, è un tipo strano, probabilmente doppio tipo. Resiste alle mosse tipo Electro. E subisce danno normale da quelle tipo erba. Che razza di tipo potrebbe essere? Però Crabhammer mi sembra che sia una mossa fisica, sarebbe un po' rischioso mandare guardi. Facciamo così, facciamo un Calmind. Sì, guardi. Recupera la tua vita. Allora, facciamo un Calmind. Sperando che tipo non abbia mosse tipo buio. E adesso avrà mosse tipo buio, ci scommettete? Rock Slide. Questa è la mossa fisica e farà male. Tanto male. Allora. Sono messo in difficoltà, credo che si noti che sono in difficoltà. Fagli più danni possibili. Così poco! Ai 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 ai, mi sa che sono troppo sottolivellato. E perché, come ho detto nel video di Super 4 di Pokémon Rubino Omega, a me piace tenermi sottolivellato per aumentare la sfida. Ed è per questo che finisco spesso per arrabbiarmi. È super efficace! È un dannatissimo Pokémon tipo Drago! Che mi sciotta limone! Quella roba è un tipo Drago! Vabbè, almeno posso mandare Cloud e fargli un Ice Beam, adesso che so la tua debolezza. Muori. Non è morto, shit! Shit, è super efficace, ci muore.
Ai 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 ai. Facciamo così. Faccio un... Quindi che almeno l'avrei mandato... Non l'avrei nemmeno mandato a KO. Però l'ho bruciato. Sto bruciato ora forse... Ovviamente Rock Slide non mi sa mai. Ovviamente sto coso è dannatamente OP, il suo attacco. Certo che il creatore di Snake si è divertito a fare la lega, ma proprio tanto. Io ho paura di vedere, cioè, se questa lega è difficile, io ho tantissimo paura di vedere quella di Dragonstone. Perché in teoria dovrebbe essere anche più difficile. Non ho più cose di slash, quindi... Traccio. E ci muoviamo. Ecco, ovviamente non l'ha tirata fuori prima, aspettato adesso, giusto per così. La bruciatura mi ha salvato. La bruciatura mi ha salvato, ragazzi. La bruciatura mi ha salvato. Prego, il limone resta confuso adesso. Oppure fa uno sweep. Ah, c'è ancora. Ecco. Vabbè, abbiamo perso alla grande. Cosa? Perché non ci ha ancora colpito? Aspetta, forse c'è ancora speranza. Se. La speranza è l'ultima a morire, ragazzi. La speranza è l'ultima a morire. No, non scordatelo mai. La speranza è l'ultima a morire. C'è ancora un po' speranza. Io già mi sto facendo le segmenti lì dicendo, cazzo, adesso come faccio? Cioè, lo risfido oppure mi alleno e poi ribatto la lega. Cioè, proprio così io non sapevo proprio cosa fare. Però a quanto pare... C'è ancora speranza, ragazzi. Oppure c'è una frase che mi è piaciuta molto, che mi sembra che venga dal film di Tekken, che in pratica c'è tipo la madre del protagonista, che adesso non ricordo, non sono uno che ha giocato tante volte a Tekken, che in pratica diceva: finché respiri, puoi combattere. E boh, da quel momento mi è sempre piaciuta quella frase. Mi ha sempre spronato a non arrendermi. E poi a me piace il fatto di non arrendersi. Cioè, perché uno si deve arrendere? Perché uno va a pensare che... Perché uno deve perdere la speranza se è proprio l'ultimo a morire? Se voi vi state chiedendo perché mi sto facendo queste domande, è semplicemente perché ultimamente mi sto guardando a certe Scientific Railgun. E certe volte spuntano, come posso dire, spuntano frasi che mi incitano a non arrendermi. Non so perché, ma tipo guardare anime e giocare anche videogiochi mi ispira a non arrendermi mai. Anche se certe volte la resa è la migliore arma che ci sia, cosa che io non conosco. Bofalan. Quel Bofalan è dannatamente OP, ci scommetto.
Ah, proprio bufala on bufala. Shit. Limone, conto su di te. Perché quella merda è così dannatamente OP? Perché quella merda axa come la merda? Sì, mi sa che Gyarados è il miglior Pokémon da mandare in questo momento. E intanto la gente continua a mandare notifiche. Fortunatamente devo togliere il video sotto e quindi non ci sono problemi. Non ho cose tipo revitalizzanti max. Sporcio, sì, bla bla bla. Max Elixir, Max Iter. Max Iter! Sì, devo smettere di fare citazioni a Iter. Cioè, ho capito che mi piace spammare Iter, però. Allora, Gyarados. Scusate se ho accelerato, ma era leggermente. Cazzo! Allora, sta merda ha una mossa tipo elettro e grazie al prepotenza di prima noi riusciamo a tankarla. Ma proprio grazie a quello. Allora, per sicurezza io devo revitalizzare un altro Pokémon. Sto un po' stallando, lo so, ma siamo, non so se l'avete notato, ma sono leggermente, ma tanto in difficoltà. Qualcuno che riesce laser, forse. Cazzo. Cazzo. Non revive, ho bisogno di. Ai ai ai. Ai ai ai. Aiaiaiaiai. Qua stallare è l'unica possibilità, miss. Allora, provo a fare una pazzia. Cambiare così almeno li diminuisco la. Perfetto. Allora, facendo così posso ricaricare laser che lo resiste. Ricaricare Gyarados. Mandare coso. Lui si manda KO, quindi posso perfettamente ricaricare. Far revitalizzare laser. Revelsa. Sembra proprio che lui. Ecco ciò che volevo. Ramshaker. Cambiamo Pokémon subito. Sperando che. Cazzo, tipo terra. Allora, prima si ricarica laser. Poi si ricarica Gyarados. Attacco speciale aumenta, non mi piace. Data Scream l'abbiamo finito. Flash. E lui ci ha attaccato con un double kick. Ok. Allora. Pokémon. No, non Pokémon. Cazzo, sta lotta. Dannazione se è difficile. Psichico. Non avevo dubbi. Ovviamente dopo due flash non missa mai. E abbiamo perso. Cazzo. L'ho lasciato sta tappare così. Sto coso sono sicuro che non è difficile. Il problema è che io non ho la più pallida idea di che mosse possono imparare. Non ho la più pallida idea di che tipi siano. E non ho neanche l'idea di più o meno come siano le loro statistiche. Abbiamo perso. Non posso farci nulla. Tutto ciò che posso fare è allenarmi, perché si vede che non sono pronto. L'avete visto anche voi, no? I miei Pokémon non sono a livello abbastanza alto da poterli fare i danni sufficienti per mandarlo KO oppure resistere ai loro attacchi. Mi duole
chiudere l'episodio dopo così poco. Probabilmente non metterò nemmeno il layout per la lotta contro il campione perché è stata una disfatta. Vabbè, io mi allenerò un po' e spero che la prossima volta che affronteremo la Lega siamo pronti. Come detto, non arrendersi mai perché abbiamo avuto un piccolo momento di speranza. Purtroppo non è stato. Purtroppo io sono stato stupido e ho lasciato il nemico statapparsi. Avrei dovuto utilizzare Flash subito dopo la prima iperpozione che ho usato su Laser. Vabbè, il passato non può essere cambiato. Concentrati sul presente e guarda per un futuro migliore. Noi ci vediamo con il prossimo episodio. Ciao a tutti.